Bentrovati e bentornati su Amatech Blog. Oggi voglio proporvi una recensione un po' particolare, unica nel suo genere. Era più di un anno fa quando vi proponevo qui sul mio canale YouTube il video della migliore protezione per Apple Watch, la protezione Skinomi. E una recensione, secondo me, andrebbe fatta a distanza di diverso tempo. È per questo che oggi vi propongo questa recensione un po' particolare, come dicevo prima, che è relativa sempre alla protezione Skinomi per Apple Watch, però a distanza di un anno. E oggi vi faccio vedere come il mio Apple Watch, anzi come la protezione del mio Apple Watch, si è comportata in un intero anno. Dopo un anno di sport, bagni in piscina, bagni anche al mare, utilizzo quotidiano, praticamente questa è la protezione per Apple Watch di Skinomi. Come si può notare, si è scollata un po' dai bordi, solo sulla parte inferiore. Colpa dei giubbini con l'elastico stretto sul polso, come anche questa piccola parte qui, colpa sempre degli elastici molto stretti dei giubbini. Sfregando un po' si staccano questi pezzetti di uretano termoplastico e questa è la parte posteriore. Chi ha visto il video dell'anno scorso avrà sicuramente notato che questi angolini non li avevo messi benissimo, quindi un po' è stata colpa mia. Per il resto, guardate come la protezione è praticamente integra, a parte queste piccole parti che si sono scollate, non ha un graffio. Per cui possiamo dire che l'uretano termoplastico di cui è costituita questa protezione ha funzionato davvero benissimo. È per questo che oggi voglio cambiare la mia protezione per Apple Watch, perché ne ho acquistato un'altra su Amazon, sempre allo stesso prezzo dell'anno scorso, e voglio condividere con voi questa reinstallazione della pellicola Skinomi. La prima cosa che andiamo a fare adesso è quella di spegnere l'Apple Watch. Rimuoviamo il cinturino ed ecco qui il nostro Apple Watch. E ora andiamo a rimuovere le pellicole, partendo da quella dello schermo, molto forte, ecco qui. Tiriamo via anche quella della parte superiore e poi queste laterali. Come avrete sicuramente notato, io sulla parte inferiore non ho applicato le pellicole e non ho applicato la pellicola di protezione neanche per il tasto per la Digital Crown, quindi comunque ho applicato soltanto le pellicole indispensabili a parer mio e mi sono trovato benissimo. Guardate lo sporco qui su Apple Watch, che adesso puliremo e poi continuiamo con l'applicazione delle nuove pellicole Skinomi. Ed eccoci di nuovo qui, dopo aver pulito per bene Apple Watch, nel mio caso serie 2, utilizzando semplicemente dell'acqua e nient'altro. È andata via tutta la colla, diciamo così, in eccesso, e devo dire che è ritornato praticamente nuovo. E adesso Skinomi. Ecco qui tutto quello che troviamo nella confezione della protezione per Apple Watch Skinomi, come abbiamo anche visto l'anno scorso. Stesso identico discorso della dotazione dell'anno scorso. Del resto la pellicola è la stessa. Questa è la pezzolina per asciugare e pulire il nostro Apple Watch, che utilizziamo immediatamente. Quindi diamo una pulita ad Apple Watch, sempre lasciando spento l'Apple Watch, possibilmente, perché anche solo sfiorando il tastino di accensione di Apple Watch si riaccenderà. E qui abbiamo le pellicole di Apple Watch.
adesso non dobbiamo fare altro che applicare queste pellicole nel miglior modo possibile, come abbiamo fatto l'anno scorso. E questa è l'operazione più difficile e, tra virgolette, lunga. Si applica dell'acqua prima di applicare la parte su Apple Watch e iniziamo dalla parte inferiore di Apple Watch. La prima applicazione, secondo me una delle più difficili, se non la più difficile applicazione, possiamo dire che è andata. È andata forse anche meglio rispetto all'applicazione dell'anno precedente. Al momento nessuna imperfezione. E adesso andiamo ad applicare altri due pezzettini di questa protezione Skin Omi per Apple Watch, che sono i due pezzettini che stanno sulla parte inferiore sulla parte superiore del display. Ovviamente ripassiamo un'altra volta con il panno asciutto su Apple Watch per pulire eventuale acqua e sapone che sono rimasti dalla precedente applicazione e passiamo all'applicazione delle due piccole protezioni. Seconda parte dell'applicazione delle pellicole è andata a buon fine. Abbiamo applicato la parte superiore della pellicola e la parte inferiore dello schermo di Apple Watch Serie 2. Applicazione praticamente si può dire perfetta. Procediamo con l'applicazione dell'ultima pellicola, ovvero quella del display di Apple Watch. Apple Watch Serie 2 al lavoro completamente finito. Le pellicole sono state applicate correttamente. Questo è il risultato finale, subito dopo l'applicazione. Ovviamente, come potrete sicuramente notare, le pellicole non sembrano perfette. Ma per i più scettici, invito a cliccare qui sopra in alto a destra per andare a vedere il video dell'anno scorso. E più precisamente vi invito ad andare a guardare la parte finale del video, ovvero la ripresa di Apple Watch dopo 4-5 giorni dall'applicazione. Era veramente perfetto, come sarà anche questa applicazione, ma per mancanza di tempo purtroppo non posso farvi vedere il risultato fra 4-5 giorni, ma già fra 3-4 ore potrete notare come la maggior parte delle imperfezioni già sono andate via.
dopo l'applicazione, come anche nel video dell'anno scorso, vi invito a lasciare Apple Watch per qualche ora fermo senza utilizzarlo. In questo modo le pellicole di uretano termoplastico si stringeranno e si applicheranno perfettamente ad Apple Watch senza lasciare aria o acqua al di sotto. Spero che questo video vi sia piaciuto e spero che questa idea di recensione dopo un anno di utilizzo di un prodotto vi sia piaciuta. Se è così, lasciate un bel pollice in su per questo video, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo prodotto, se già l'avete utilizzato e da quanto tempo state utilizzando le pellicole Skinomi per Apple Watch. Noi ci rivediamo domenica prossima con un nuovo video interamente dedicato alla tecnologia e in settimana con qualche altro fuori programma. Al prossimo video. Ciao!